Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Ciao. Buonasera a tutti! Siamo qui per una nuova diretta. Siamo gialli, Siamo, Siamo per gialli, però io ho il maglione rosso a righe. Un eh, po' di cartobane. Così Vabbè. insieme facciamo gialli. Bianco. Rosso e bianco. Va bene. Ok, stasera abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Tra cui l'argomento Clue. Che sarà, sarà... Ah, scusa, 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 scusa. lo rifacciamo. Le prove dei Pultec Eh no, prima dovevo fare la rullata. Eh, ma il no, tipo là non ci doveva mandare una rullata, Ivan Drums, Eccolo qua. Non era lui che ci doveva mandare eh, la rullata col piatto Eh, non ci doveva mandare la rullata col piatto <ride> Guarda che Max ancora mi rompe i coglioni per sto piatto. Eh, eh. cazzo, dai, vrb. Vr tu. Vrubi. Ma sì. Eh? Cioè. Ciao da, da studio. Ciao Ivan, ciao a tutti. Ciao ciao. ciao, ciao. Ok, allora. La, il clou della serata lo vedremo ru... dopo. Ok, dopo. adesso sì. partiamo con la. Provvedo con la prima subito. A quando vuoi, Ivan, con calma. <ride> <ride> Poi tanto se te lo sorbisci, te, Max. Allora, la prima rubrica che è le news della settimana. Le news della settimana. Sigla. Proprio super vintage. Veramente vintage, questa è veramente Guarda, per più la, prossima la, volta metto più su più, la prossima volta metto su quella degli anni 80, dai, che è un po' più... Sì, 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 un po' più... Questo è tipo... Questo le... è degli anni 50. È cioè... il bollettino che mettevano al cinema l'Istituto Luce. Questo sì, cioè. potremmo mettere... Sì, esatto, se no, se no potremmo mettere quella della... del Gazzettino Padano. Ciao Simon... Poi uno se la mela perché il Gazzettino Padano non ha niente. TG1, TG1, TG1. Eh, va bene, vai, vai con le news. Sei tu il, il cronista. Allora, questa news. settimana vai. non ci sono tante news. Purtroppo è una settimana un po' moscia. Una news un po' borderline, perché è del mondo dei synth, ma fatta da un noto produttore di plugin che è Softube, è il nuovo Model 84 o 84 che è l'emulazione del Juno del Juno 106. E ascoltando le prove audio devo dire che è veramente veramente figo. Tra l'altro c'è un video su YouTube di Starsky Car, quello che vedete qua dove fa proprio il confronto diretto tra il Juno 106 originale e il Model 84, suonando le stesse parti, ascoltando gli stessi, le, le due macchine impostate nello stesso modo, gli oscillatori, l'LFO. E devo dire che è veramente, veramente simile. Questa volta ci sono andati proprio vicino. E ormai, un pochi... ormai ci siamo. Eh, ci siamo quasi, eh. Cioè, hanno, sì. mentre alcune emulazioni, magari per esempio, una cavolata, l'LFO al minimo ci assomiglia, e al massimo no. Invece, questo qua è proprio uguale. In tutte le sue varianti, manca sempre quella imprevedibilità dell'analogico, quello lì un pochino manca, secondo me. E Quando quella... risolveranno l'imprevedibilità dell'analogico, tutto finito, cioè, sì. sarà finita la questione. Sì, 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 sì. e anche quella grossezza in basso che fa sempre parte dell'analogico, secondo me, sì. che è magari che qualcuno ha cercato di emulare. In realtà eh? quindi potrebbe essere una questione di tempo. Questo sì, vale è di potenza dei processori. Anche. Secondo me, sì. è tutto legato. Molto legato alla potenza dei processori. Quando i processori saranno ancora più potenti, di così, cioè più sono potenti i processori. E più i plugin, o comunque le, le cose digitali si avvicineranno all'analogico. All secondo me, ancora diciamo che adesso sono diversi. Non sono meglio e peggio, sono diversi. Secondo me, l'analogico in, in alcuni strumenti e in alcune situazioni ha ancora qualcosa di più emozionante rispetto al plugin, che è fisso. Uno è fisso e uno è mobile random. Eh, non so come altro spiegare la cosa eh, si sì, esatto però, proprio quello però, però si, ci, cioè, sì, si sente diciamo, un po' questa è... cosa nella, secondo me nella grossezza in basso e poi anche in alto quando le, per esempio le note rimangono fisse eh, il digitale è sempre un pochino più duro, più fastidioso mentre l'analogico è perché è fisso eh, perché è fisso? Bisogna non è mai fisso, diciamo. introdurre una randomizzazione microscopica mm. su tutti i parametri. Vedremo con il nuovo M1 mm. quando inizieranno esatto, a sfruttare esatto. i processori dei nuovi Mac che cosa succederà. Bene, questa era la prima poi news... notizia. Sì. L'altra notizia è una news per modo di dire perché è uscito già da un po', però siccome se lo sono cagati in pochi, diciamo... Eh, facciamo finta che è una notizia nuova così gli diamo ancora un po' di risalto visto che al primo giro non è che ne abbia avuto un granché e ciao, stiamo parlando mi, di... ciao Mr. Titus ciao sono distorto hai bigiato l'altra volta eh. no è arrivato l'altra volta arrivato? quando eravamo verso la fine sì, ah. sì. Era, Senta. era solo in ritardo ho cioè, giustificato Aveva giustifica, la giustificazione. <ride> giustifica dei genitori esatto allora, questo altro plugin che stavamo, di cui stavamo parlando è un'emulazione del clone Centaur. Max, vuoi parlarne te? Sei tu l'esperto qua. Beh, è è... il clone Centaur è il pedale, in questo momento è il pedale più sulla bocca di tutti perché... Pedale è... per chitarra, eh? Pedale per chitarra, sì, è un overdrive. È un overdrive... Eh... Che deriva dal tube screamer, ma non è proprio come il tube screamer, e sta raggiungendo quotazioni eh, allucinanti, perché ci sono diversi modelli, però, il primissimo modello eh, è, penso che sia tra i 3 e i 5.000 euro. Se, allora, io l'ho avuto e, e l'ho venduto perché mi ha dato un pozzo di quattrini, e, e, e poi, perché, secondo me, una volta eh, era, era veramente una cosa pazzesca, perché era, era il, è stato il primo pedale che sembrava proprio di che fosse un ampli. Adesso devo dire, ce ne sono talmente tanti. e di talmente quali, e talmente di qualità alta che non vedo proprio come giustificare 2-3.000 euro, 1.500 per il clone. Però comunque è un pedale strabiliante bellissimo sì, poi ci, ci sono se, anche dei cloni no? esatto infatti stavo dicendo ci sono se i cloni se vi del clone se vi, esatto, se vi interessa quel tipo di pedale e non volete spendere quel tipo di soldi che secondo me non ha nessun senso io vi consiglio l'archer che è un clone che se archer e eh, non mi ricordo come cazzo si chiama la, la marca l'azienda la, l'azienda eh, però è vero io ho fatto una B con quello vero, ehm... allora, se vi devo dire che è uguale, no, non è uguale. La marca è J Rocket, è neanche... giusto, J -Rock Marta. bravo, sì. sì, giusto, giusto. Eh, secondo me, l'Arcia era bellissimo, eh, e, e non vi fa rimpiangere il clone, e, e costa. Cioè adesso, il clone ha delle cifre che non vogliono dire niente. È più diventato più una cosa da collezionisti che, che da musicisti, poi. Se potete permettervelo e, e, e lo trovate in giro, è comunque un pedale strabiliante, niente da dire. E questo clone plugin? Questo clone plugin riproduce quello che fa il pedale, lo potete usare quindi se avete una simulazione di ampli dopo il, questo plugin, oppure anche sui synth per dargli carattere per distorcerli anche sulle drum machine. Il problema per noi è che per, non è per Pro Tools, quindi solo uh, audio unit e VST. La marca si chiama ha un nome Chaoduri, ciao, Duri, ciao un, un nome impronunciabile. Quello proprio, lì, sì, quello là, Chaoduri DSP. <ride> no, aspetta, guarda, mi sono ciao. preparato mi sono preparato Google traduttore. Sì, senti, sentite come si dice? Chaoduri Avete capito? Ve lo eh, ripeto. Che, ma te sei troppo... Aspetta, avanti. aspetta. Ciao, Dre. Ok. Dillo te con l'accento inglese. Ciao, <ride> Ecco, quello lì. Andate a cercarlo, sì. se vi interessa questo plugin. E per, per costa? oggi... Costa caro? È gratis. E non ho detto? È a free. Me. Questo è free. Ah, completamente no, free. Perché... Eh, questo, no, non l'abbiamo detto. Non l'abbiamo eh. detto? Eh, è un plugin free, eh no. quindi eh, allora se... vabbè. Allora a questo punto se lo, sc... ah, beh, noi no. Ma chi può usarlo, se lo scarica se è bello è bello, se non è bello, se lo butta. Tanto esatto, esatto. Lo, lo tiene lì sull'hard disk. tanto non scopre neanche tanto spazio. <ride> esatto, esatto. Magari una eh, volta beh. lo userete. Forse va okay. bene. Allora Torniamo... adesso. Passiamo alla, alla seconda rubrica che è, è, un, è un gancio perfetto con la prima rubrica perché è quella del free plugin, che però non era quello. Oh Max, sta rullata qua è troppo bella. No, e infatti. Infatti tu hai approfittato del fatto che io ci ho parlato sopra sì. per farla risentire, ma io ho capito sì. che era una scusa. Tro a me piace troppo, cosa ti devo dire? Faremo un pezzo, l'abbiamo detto, eh? prima o sì. dopo lo dobbiamo fare. Sì, va bene. Comunque, a, a metà, allora, siccome io questa sigla poi un giorno me la sono sentita tutta su YouTube perché sono malato, in mezzo c'è un'altra rullata strafiga, ma in eh, mezzo è sì. un po' avanti. Questo, questo secondo me, era il Maestro Augusto Martelli, che in quegli anni là faceva tutte le musiche di Canale 5. Ed è molto probabile che fosse non il batterista, tipo quello che ha scritto. Il sì, 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 prodotto sì. diretto. Non so se ve lo ricordate, Augusto Martelli. No, ma no, siete, siete cazzo tutti cazzo troppo giovani. Eh, che cazzo, dai! Vabbè. Solo te, te lo ricordi, esatto, esatto. vai il free plugin questa settimana? Il free plugin questa settimana, eh? Il Sone Q di Sonimus. Fai te il rumore del, ah, del piatto. Adesso che non c'è, eh, devi fare eh, il esatto, piatto, lo devo fare io. Allora, il Sone Q è un equalizzatore completamente gratuito che riproduce, ehm, ha delle caratteristiche di vari equalizzatori. Anche del Pultec quindi anche dell'argomento della serata. Infatti, come vedete. Le basse frequenze hanno sia il boost che l'attenuazione proprio come il Pultec. Poi abbiamo delle medie frequenze che vanno da 150 Hz a 4000 Hz, con la possibilità di eh, stringere la campana, dove abbiamo attenuazione e guadagno. <coughs> e poi abbiamo le alte frequenze con frequenze selezionabili. Di 6, 8, 12 o 15 kHz che però non sono come il Pultec, perché questo è proprio uno shelving, mentre quelle del Pultec hanno una campana molto larga. Poi abbiamo un iPass, un low pass filter e un circuito di drive con una funzione WOU che dovrebbe essere secondo, un secondo drive aggiunto che però Dovete stare attenti perché introduce delle distorsioni di fase abbastanza evidenti. Quindi, se lo state usando in parallelo, mettiamo sulla traccia della batteria per fare un bus parallelo, non accendete questo circuito, perché sennò no, eh, i problemi di fase vi porteranno a delle cancellazioni proprio di, di porzioni dello spettro. Quindi. Questa funzione non è da usare se lo state usando in parallelo oppure eh, per esempio su due microfoni della cassa, se avete due microfoni non accendetelo su uno sì e sull'altro no, sennò no ci saranno delle cancellazioni. Comunque il plugin è completamente gratuito, c'è anche un'altra versione che suona EQ Pro che ha una banda in più sulle medie, un circuito di distorsione diverso, suona un po' diverso non è una versione maggiore o minore, sono proprio due plugin diversi e questo plugin è molto bello, se avete visto l'ho utilizzato anche nel mix di qualche tempo fa che ho fatto solo con i free plugin e stock plugin. Quindi vi consiglio di andare sul sito di Sonimus e in ogni caso scaricarvelo e provarvelo. Sì, tutti i plugin che sono gratis, tanto vale scaricarli e provarli perché... Il fatto che siano gratis non vuol dire che siano de, delle ciofeche. Cioè, sono, diciamo, mosse commerciali per attirare nuovi clienti e quindi danno gratuitamente dei plugin di qualità. E, e secondo me è giusto approfittarne, perché sono... Suonano almeno quelli che vi facciamo vedere noi quando ve li facciamo vedere perché pensiamo che, che siano di qualità, non è solo perché sono gratis, o loro allora prendiamo, eh, quindi vi consigliamo di, di scaricarvelo: o perché siamo pagati, Ah, quello, quello di sicuro no, <ride> <ride> ora non ci paga nessuno. Per ora, Però, poi per vedremo ora. un, poi noi un a giorno, diventeremo poi noi venduti. A siamo disposti a dire qualsiasi cosa a pagamento, quindi se ci volete pagare, noi... No, non è vero, non è vero assolutamente. Una ok. Non guarda, no, eh, questa è una cosa. Quando di mestiere facevo il chitarrista, oh, in non, ho mai, vita. non ho mai... nell'altra vita, non ho mai avuto endorsement, anche quando io dimostravo nelle fiere, dimostravo per Godin, per, per, per Akai e, e altri marchi così, però non mi sono mai fatto dare niente per, proprio per avere la libertà di usare quel cazzo che mi pare, non perché mi regalano la chitarra e allora la uso anche se non mi piace, la chitarra me la compro e uso quello che mi pare, quindi qui in questo sul nostro canale quella, quella cosa lì non succederà mai ed è per questo cioè, che hai dovuto cambiare prezzo, lavoro eh? esatto. <ride> esatto, per quello smetti di fare chitarrista no. cioè, tutti hanno un prezzo quindi 100.000 dollari in su diciamo qualsiasi cosa sotto <ride> i 100.000 dollari se, eh, preferiamo, <ride> preferiamo dire quello che pensiamo sarà dura eh, <ride> eh infatti, infatti eh, no però per essere onesti cioè non è che noi siamo duri e puri fino in fondo, sopra i 100.000 dollari cazzo io gli dico quello che voglio <ride> va bene Max se vinco al Super Enalotto eh, mi dai 100.000 dollari ti do 100.000 per dire 100 dollari 50. e ti faccio dire quello che voglio io però <ride> <ride> ti faccio di parlare bene oh. di Steven Slade eh, facciamo che lì sono 150.000 <ride> ah, per Steven, Slade cioè lì la threshold si è alzata la threshold, no scherzo, <ride> gli voglio bene a Steven, a Stevie, Stevie, io e Stevie siamo amici. Vai, andiamo allora, con l'altra rubrica? Allora, passiamo alla, sì, alla tecnica, vero, al quick tip. Quick tip. tip. Allora. Bene, oggi parliamo allora, sì, di un... La nostra, La nostra mitica sigla. È sigla. Bello, però, è come sì. Sì. La nostra mitica sigla, cattiva come noi. Aspetta che inizi a salticchiare. Allora, oggi parliamo di una tecnica che è stata resa famosa e molto probabilmente anche inventata, no? Da sì. Chad Blake. Beh, presumo di sì. sì. Sì, Chad Blake, che per chi non lo conoscesse... È... Vuoi presentarlo te Max così intanto io leggo Beh, prodotto, eh, na Nasce come produttore, ha prodotto i Jam e altri gruppi storici, poi si è buttato molto a fare i mix e adesso praticamente non produce più, fa solo mix, è uno dei più grandi mix in engineer del mondo. Eh, la sua caratteristica è proprio quella di far suonare le cose cattive, un po' sature, con le basse gigantesche. Eh, famoso per i Black Keys, eh, Arctic Monkeys, eh, eh, molt, molta di questa musica un po' indie alternative, eh, un po' sporca, ma eh, comunque cool di classe, anche se sporca, e la, la caratteristica particolare è che fa un genere che eh, si potrebbe pensare debba essere solo analogico e lui è in the box da una vita quindi anche lì analogico digitale completamente in the da box in, completamente in the box e, eppure i dischi li fa suonare analogici diciamo quindi quando le cose se si sanno usare gli attrezzi diciamo che è tutto relativo non esiste giusto e sbagliato sì perché Comunque, poi i gruppi che hai citato sono anche i paladini dell'analogico Esatto, esatto, esatto. Eppure sono mixati da uno che mixa solo in the box. Questo la, la dice lunga sul fatto che questo tipo di discussione è una discussione da bar che eh, non ha più senso. Che, che non ha nessun senso di essere, se non, tanto per fare un po' di casino sui social, o per dire eh, io penso che, io penso che. Eh, cioè I risultati parlano. Tutto il resto, eh, ognuno può dire quello che vuole. La verità è che non è giusto, è giusto e sbagliato, ognuno decide cosa gli piace, ognuno fa come può, come riesce o come è capace, e poi i risultati… Cioè, ognuno ha il suo gusto, ognuno ha il suo modo, ognuno… Mh, cioè, giudicare a priori questo analogico, questo digitale, l'analogico suona meglio, no? Meglio digitale, no? qui Tutte cazzate, diciamo, giusto per usare un francesismo. Eh, e lui è famoso per le saturazioni. E, e, e soprattutto sulla cassa, per esempio, come vi farà vedere adesso, Andy, usa questo trick per ingrossarla, renderla bella, grossa, punchy e, e analogica, pur essendo in the box. Vai, ok. Allora, questo trick usa il PSA1, il Sun Samp, che ho già utilizzato in altri. Nei miei live mixing ho già spiegato che cos'è, ma ve lo spiego velocemente. È praticamente l'antenato del camper, se vogliamo, no Max? Più o meno, sì. sì, sì. sì. L'antenato del camper, del pod e di queste macchine per registrare la chitarra in diretta senza dover utilizzare l'ampli e il microfono davanti alla cassa. E attraverso un mix di distorsioni interne riusciva a riprodurre più o meno il sound di vari amplificatori Fender Marshall sì. eh, Mesa devo eccetera. dire molto devo dire molto più o meno perché io ce l'avevo non sono mai riuscito a farlo suonare decentemente con la chitarra e invece poi si è scoperto che utilizzandolo in altri modi è molto figo sì infatti Chad blake lo usava già in analogico già col pedalino anzi questo trick mi pare sì. che aveva detto che proprio l'aveva lo, lo, scoperto con il pedalino perché lui era solito sì. andare in, da Guitar Center e comprare dei pedali o degli effetti a caso per ehm, fare delle variazioni in ogni sua produzione e quindi questo è, è saltato fuori da questo esperimento che poi ha riprodotto e poi in quegli anni là in quegli anni là il, pedali, il pedalino del Sansam, non, non quello lì, ma il, 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 il suo fratello minore, quello che è venuto prima, diciamo, eh. è, era molto usato in quel periodo. Eh, il mio amico Dave Pensado, per esempio, lo usava molto sulle voci. E se voi andate ad ascoltare eh, l, eh, Get the Party Started di Pink, la voce è distorta è fatta col pedalino del Sansam quello, quello nero è con le pensato, que sì. quello nero che aveva le elevatori... Sì. Sì. Sì, sì, sì. 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 sì, 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 Adesso sì. Da non mi ricordo come la, si chiamava. La, la, la voce distorta è, è fatta con quel pedalino lì. E poi Chad Blake l'ha riportato in digitale col PS1, ha cominciato a fare le stesse cose. E adesso Andy vi fa vedere come... sì, il pedalino si chiamava SunSamp GT2, per chi lo vuole cercare. Ah, ok era quello nero, aveva i controlli un po' diversi dal PSA1, però diciamo che il sound è quello ma non era quello per basso? o è quello no, sempre bello, quello? no, io no quel... il, quello per basso è il bass driver che ha un blend tra il pulito e il distorto allora non so quale dei due ha usato Dave ah, non, okay. questo non lo so non so, non so quale dei due c'è un'emulazione gratuita per di per quello no. per il basso che magari sì. vedremo in un'altra puntata la prossima ho... puntata è il plugin gratuito, esatto. esatto, esatto. Non è che possiamo buttare via così le, le cose che poi non abbiamo più un cazzo. Ciao, Daniele, buonasera. Ciao, allora come funziona questo trick? Dovete creare una mandata ausiliaria dalla traccia della cassa che va in, questo, in un bus parallelo dove inserite un'emulazione del Sunsam. In questo caso io ho utilizzato quella in bundle con Pro Tools, quindi gratuita per chi ha Pro Tools, e questa versione esiste solo per Pro Tools, che l'emulazione del PSA1, come diceva Max, che era un rack, eh, una macchina rack con le memorie. Ma, a parte le memorie digitali, tutto il resto del percorso era analogico. E qui abbiamo tre distorsioni diverse, buzz, punch, crunch, che per dirla semplicemente sono... Delle distorsioni, una più puntata sulle basse, una più sulle medie, una più sulle alte. Poi abbiamo un, un ulteriore drive dopo, un uh, livello di ingresso, questo preamp. Una semplice equalizzazione basse e alte e il livello di uscita. Tutto qua. Ora vediamo cosa succede aggiungendo alla nostra traccia di cassa il Sans -amp. attimo, scusate, che disattivo questo SSL channel dopo. Ok. Sentite che il segnale viene arricchito con la distorsione del plugin, ma sentite cosa succede invertendo la fase del canale del Sansamp. La cassa cambia completamente. Sì. E, e, so, e poi questa saturazione aiuta molto fa, il fatto che la cassa si sente anche nello speaker del telefono o nel del computer, eccetera. Perché la, la saturazione crea delle armoniche per cui eh, anche sulle cassettine che magari non hanno le, le frequenze basse eh, la, la, la fa uscire la cassa in modo da, da sentirla bene anche, anche lì. Adesso andando a, è... andando a intervenire sull'equalizzazione, su, ho aggiunto la solita Channel Strip SSL dopo il Sunsamp, andando a intervenire sull'equalizzazione avete delle ulteriori cancellazioni di fase che vi aiutano a scolpire il suono. Proviamo, facciamo due prove. Sentite cosa succede se ritorno con la fase normale. Prima normale e poi invertita. Se avete delle belle casse o un bel sub, Che qualcosa che spinge in basso, sentite che invertendo la fase del sans amp si riempiono pazzescamente le basse e la cassa diventa cambia proprio il suo carattere. Questo è molto poi utile quando dovete dare una spinta in più a qualsiasi cassa, anche acustica. Sì, e poi è in parallelo, così potete anche dosare l'intervento e il fine tuning, ovviamente, lo si fa poi all'interno del mix, nel senso eh, così fate, fate il suono della cassa poi all'interno del mix sì, con, le, con le Q dopo eh, si può fare un fine tuning ulteriore per incastrare poi per fare in modo che la cassa sia, sia perfetta all'interno del mix eh, sono distorto dice se chiede se le distorsioni sono simili al drum bass di Ableton non proprio questa è un po' una tecnica che si che riesce a ottenere se hai un plugin che emula il Sunshine, con altre distorsioni non viene proprio la stessa cosa. Ma adesso vi facciamo vedere un'alternativa per chi... Sì. Non ha per chi non pro ha... Pro -tools. Tools. Esatto. Mi chiede, cioè, invertendo la fase si cancella il segnale originale della cassa e si sentono solo le distorsioni? No, è che no. praticamente viene come scavata sulle medie e le basse vengono portate su insieme alla punta se vai a Riqualizzare il segnale della distorsione come abbiamo fatto noi ed è come se facessi proprio un'equalizzazione estrema. In più, la distorsione dà un suo carattere alla cassa molto particolare. C'è da dire che, allora l'inversione di Francesco, fase, ciao Francesco, buonasera. Delle... Ciao, dovete fare delle prove con l'inversione di fase perché non è che sempre. Eh, bisogna invertirla, diciamo la maggior parte delle volte. Questo perché? Perché quando voi saturate un segnale, soprattutto sulle basse frequenze, la saturazione tende a, a invertire la fase, a sputtanare la fase, eccetera. Quindi siccome state saturando, eh, se prima i due segnali erano in fase, saturando uno dei due eh, cambia la fase e a quel punto non sono più in fase tra di loro e quindi switchando la fase trovate eh, qual è la, la posizione migliore per sentire per ottenere il risultato che state cercando ok se non, se non avete pro tools e quindi non potete usare questo plugin io e max qualche tempo fa insieme a nembrini audio abbiamo ricostruito praticamente questo plugin in versione sì, con qualche sì, aggiuntina Scusa no no con qualche migliore. Esatto, esatto questo è il PSA 1000 questa è la versione junior insieme nel bundle trovate due plugin la versione junior e la versione senior che ha controlli indipendenti per canale sinistro destro, mid side e delle altre cose in più però questa diciamo che è la riproduzione del PSA 1 di Pro Tools in più che cos'ha? ha ah, l'inversione di fase e il potenziometro dry-wet proprio per fare questa cosa direttamente sulla traccia senza bisogno di creare un altro bus adesso ve lo faccio questa sentire questa cosa è molto questa sì. cosa è piaciuta molto a Chad Blake che, che si è comprato il plugin, sì. e poi ha fatto un quote dove diceva e c'è anche l'inversione di fase veramente perché? noi l'abbiamo regalato ma non abbiamo fatto a tempo che se l'era già, no, sì, già comprato sì, perché sì. se sì. l'era già comprato e quindi... Ci ha fatto piacere perché in realtà era, era un, un, un omaggio alla sua tecnica quella quell inversione di fara. Vabbè, proviamo a sentirlo un attimo, giusto per capire cosa Vai. può fare. Sì, 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 sì. Ok, prima tutto dry, poi man mano introduco il san amp e poi giriamo la fase e vediamo cosa succede. Quindi con questo plugin potete fare lo stesso trick direttamente all'interno della traccia, del plugin stesso. Nell'altro sì. modo avete l'opzione in più di giocare anche sull'equalizzazione, comunque nessuno vi vieta di usare questo plugin in parallelo su un bus e usare anche esatto, un'equalizzazione. Esatto. Quindi questo è un modo creativo di usare la distorsione e la cancellazione di fase. Questa stessa cosa poi la si può introdurre anche in altri strumenti. Potete sperimentare in mille modi, potete sperimentare con altri eh, distorsori invece del Sans San ma secondo me non viene la stessa cosa. Ma magari viene qualcos'altro che, che può piacere. Sì, può può piacere è, potete stesso. trovare qualcosa di particolare, sì. esatto, col Saturn che è multibanda, Saturn di Fal Filter che è multibanda, si possono fare magari dei giochetti particolari. Eh, piuttosto, piuttosto che il decapitator che non è multibanda ma magari eh, chiudete il tono, eh, tagliate sopra, eh, saturate violentemente, poi gli cambiate la fase. Ci si possono fare mille cose, questa è un'idea eh, da qui eh, la creatività di ognuno poi fa quello che deve. Francesco dice sul basso questo sarà bellissimo, Su, guarda il sans sul basso è proprio la morte sua. Sì, sì, forse sì. No, non userei questo trick di girare la fase perché ehm, sul basso sulla cassa hai una nota fissa mentre sul basso spostandosi di note la cancellazione potrebbe creare dei casini potrebbe creare problemi però se duplichi la traccia e poi saturi una delle due o, o fai o equalizzi tutte e due in, con una specie di crossover per cui una fa solo uno spettro, cioè da una certa frequenza in giù e una da una certa frequenza in su, oppure se si accavallano le frequenze la fase controllala sempre perché come abbiamo detto prima eh, la distorsione fa girare la fase e quindi eh, se, cioè, se fai suonare due tracce, la stessa traccia duplicata, in una c'è il sans e in una no, la fase comunque controllala sempre perché non si sa mai. Sì, la distorsione fa girare la fase in questo plugin, eh. in altri non è detto che succeda così. Francesco dice che usa il decapitator col dry wet eh, molto spesso, eh, è un'altra cosa, sì, è sempre un plugin di distorsione ottimo, sì, però sì, è un'altra sì, cosa sì. rispetto al Sunsam, perché il Sunsam ha anche un circuito che dovrebbe emulare eh, il passaggio nella cassa. Dell'amplificatore, quindi sì, ci sono già sì. al suo interno delle cancellazioni di fase per emulare la cassa della chitarra e questo gli dà quel suono particolare, mentre altre distorsioni sono delle saturazioni e basta. Ma gli manca questa cosa. però, comunque, il Decapitator, se stavi parlando del basso, io anch'io lo uso, lo uso spessissimo perché secondo me. È... Eh, anche quello suona bene sono, sono due suoni completamente diversi dipende dal genere dipende dal, dal, dal tipo di basso dipende da quello che si vuole ottenere però anche quella, quello che fai col de io lo faccio spesso una figata vai andiamo con l'altra rubrica max la nostra rubrica preferita la, no, la nostra rubrica d'elezione direi che è largo ai vecchi sigla E questo è sempre del devo maestro. Dire, devo, sempre Augusto Martelli, sempre il maestro. Pre, presumo, eh, adesso non voglio dire in esattezze, che ho visto che qua sono tutti col dito puntato, minchia, cioè che bisogna stare attenti a tutto quello che si dice. Quindi, presumo io che fosse Augusto Martelli, ma non sono sicuro al 100%. Quindi, se non era lui, non era lui. Prima che poi nei commenti. Arrivano i fenomeni. No, Era Beh, Max. Cos'è cos Largo parla. Ai Vecchi? Per, per chi è, ci vede allora, per la prima volta, bravo, sì, bravissimo bravissimo. Largo ai vecchi è una rubrica. No, Daniele conferma è... Augusto Martelli. Eh. Oh, grande, 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 Daniele, se ricorda... sei anche tu vecchio come noi, <ride> esatto? Hai anche tu la mia età, perché se ti ricordi, Augusto Martelli. No, Lui, lui è, è 76, siamo... è, Daniele è 76. Ma cazzo. E allora hai. Un tot di anni meno di me. <ride> e... <ride> allora, eh, largo ai vecchi, l'abbiamo la, la, pensata perché secondo noi ci sono dei plugin che eh, sono in giro da tanto tempo e eh, siccome tutti quanti tendiamo a, a concentrarci sulle nuove uscite, ci esaltiamo per i nuovi plugin, tendiamo a dimenticarci di plugin che sono in giro da tanto tempo ma sono ancora molto efficaci. Quindi noi vogliamo con questa rubrica ogni settimana eh, rimettere sotto i riflettori un plugin che è in giro da tanto, quindi vecchio. Riportare ancora... in auge. Esatto, esatto. È ancora a livello di, di, di tutti i giovani, diciamo. E quindi il plugin di questa settimana è... Aspetta. L2007 Mastering Limiter di Massey. Grande plugin, plug è uno dei plugin preferiti di Max. Vuoi parlarne sì, tu? Sì, questo... No, 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 parlane tu anche perché io sai allora che... io dico cosa eh, fa e poi tu dici lo... dove eh, lo esatto, usi. Esatto, ok, esatto, esatto. perché questo è un plugin che Max usa tantissimo. Sì, lo uso tanto, anche quando non mixa. Io lo uso anche quando mangio esatto. quello, per controllare la cottura. È il e questo qua è il tempo di cottura, il pomelo di sinistra, eh? Sì, eh, sì, eh, sì, eh certo, certo. Fa un eh. po' forno, allora, ha eh, sì, un po', po le regolazioni del forno. Sì. Sì, sì, sì. l'L2007 è uno dei primi brick wall limiter insieme all'L1 e all'L2 di Waves Audio. E eh, Massey è stato uno dei primi, forse una delle prime compagnie indipendenti che era solo per Pro Tools e anche adesso mi pare che sia tornato solo per Pro Tools. Che eh, vendeva dei plugin a dei prezzi accettabili. Questo plugin era venduto ed è venduto tuttora a 100 dollari, mentre una volta. I plugin della Waves costavano una follia e forse anche gli altri i Mac DSP e quei pochi che c'erano, questo plugin aveva un prezzo più popolare quindi ha avuto il suo successo, e tra e poi suonava anche molto bene. Esatto, cioè, nonostante cioè, il prezzo come prima per i free plugin, il prezzo non voleva dire che costava meno perché suonava peggio. Costava meno probabilmente per una scelta commerciale, per conquistare una fetta di mercato, eccetera, eccetera. Ma suona da paura. Sì, purtroppo il prezzo è rimasto 100 dollari, quando adesso i Waves in offerta costano 29 dollari. Quindi è successo il contrario. È Noi premiamo la, però, eh. Eh, esatto. premiamo la coerenza, però. Esatto, lui, Masse, non ha mai fatto sconti, non ha mai fatto offerte, ma i suoi plugin sono rimasti sempre allo stesso prezzo un po' come fa anche Valala DSP. E allora i controlli sono semplicissimi, avete la threshold che in realtà aumenta il livello di ingresso, quindi più la tirate giù e più avete un incremento di volume, l'output che è il volume di uscita, e poi avete queste due regolazioni, mode e release. Mode cambia proprio l'algoritmo interno del plugin. Anche se devo dire la verità, io lo uso quasi sempre su loud, che è la modalità che ci permette di schiacciare di più. Mentre mellow diminuisce un po' la distorsione sulle alte, medio-alte, smuta ancora di più. E vibrant è proprio un algoritmo diverso che premia le medie frequenze, diciamo, mentre questo sotto cambia il tempo di release normal, fast, medium e slow però la modalità più veloce in verità è normal poi c'è fast, medium e slow quindi per avere massimo volume è il mix più schiacciato e moderno anche se qualcuno pare odi questo tipo di sound i fonici, sì. ma non il, non il pubblico. E poi ci sarà... Sì. faremo una puntata un giorno su, anche su questa cosa qua. Sì, non il pubblico, eh? gli addetti ai lavori. Odiano sì, questo, esatto. Alcuni odiano questo tipo di sound, ma se cercate questo sound qua, l'impostazione loud e normal è quella più indicata. È quella giusta. Esatto. Vuoi dire allora, un po' te? Diciamo che, diciamo che quando... quando in modo sbagliato, e quindi quello schiacciamento toglie completamente la dinamica, eh, il ritornello, quando entra il ritornello il suono va indietro, cioè è fatta in maniera sbagliata, fa schifo a tutti, non solo ad alcuni addetti ai lavori. Però eh, c'è modo e modo di, di usare i limiter e i compressori, c'è modo e modo di eh, ottenere un volume loud, quindi dire a priori che una cosa a meno 12 suona meglio di una a meno 8 è un discorso un po', un po amatoriale, diciamo. Però questo è un discorso di un'altra puntata. Io lo uso. Allora, diciamo che quando eh, mi serve un limiter, non so, sul basso piuttosto che è, eh, generalmente è il primo. Che, che vado a mettere, e se mi soddisfa bene, se no, se no, cambio. Altre volte lo uso, ehm, anche in mastering, a volte lo uso eh, unito ad altri limiter, perché invece di far limitare tanto un limiter, preferisco averli a cascata due o tre a seconda della situazione, a seconda del brano, a seconda del genere, bla bla bla. Eh, in modo da far lavorare ogni plugin poco e ottenere comunque un risultato soddisfacente. Questo qui generalmente lo, lo uso come eh, penultimo, eh, però sempre che provo e vedo se il suono mi soddisfa bene, se no, se no cambio. Eh, quello che devo dire è che le regolazioni eh, di, di mode e di release onestamente penso che il 98% delle volte che l'ho usato l'ho tenuto sempre così. Quindi eh, non, non sono stato, non sto tanto lì a sperimentare, perché eh, è, secondo me ha molto carattere questo plugin. Quindi quando lo inserisco sento già se il carattere è giusto oppure no. E, e se il carattere è giusto mi metto lì in regolo. se no lo tolgo. Però è un, è un plugin che consiglio, che consiglio... È un po' costoso, eh, se avete tanti altri limiter probabilmente potete farne anche a meno, però eh, se, se volete provarlo e vedere se fa il caso vostro, mi sembra che ci sia una versione gratuita che è quella che hai usato tu nel mix con i free plugin, giusto? Sì, praticamente potete scaricarvi tutta la suite di Massey gratute, gratuitamente. Con delle limitazioni, cioè, per esempio, con questo ogni volta che riaprite il progetto, il plugin si azzera e poi non lo potete mettere in bypass, lo dovete disattivare. E, però io l'ho usato, per esempio, sul, free, con, sul mix con i free plugin, lasciandolo con le impostazioni di default e spingendo il livello di ingresso dal plugin prima. In questo modo sono riuscito a bypassare questa limitazione. Quindi ogni volta che hai hackerato, ria... hai hackerato il plugin. Ho chiarato il sistema. Mm. <ride> ogni volta che riaprivo eh, il progetto, il plugin mi si ripresenterà. Ogni volta che riaprivo il progetto, il plugin mi si ripresenterà così, però mi va bene questa impostazione. Eh sì. Comunque nessuno vi vieta di scaricarlo e provarlo. E provarlo. Se e vi poi piace. Se fa il caso vostro se mi manca un limiter che spinge per bene, sì, questo, sì, sì. È questo, di bene. questo è molto bello Ok. Va studio be? recording eh. Francesco dice mamma mia ormai è tutto schiacciato e allora se è schiacciato bene non te ne accorgi esa, Senti solo esa, un, vol esatto, un volume della esatto. madonna se è schiacciato male è... te ne accorgi e, e non tutti i dischi sono mixati bene Purtroppo tra virgolette. Cioè, la, 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 schia la schiacciatura poi molte volte viene dal fatto che, che la persona che ha mixato ha usato i, i compressori in maniera impropria, l'attacco e il rilascio sono usati male, quindi il, il, è, già, è già tutto schiacciato, ma schiacciato male e, e comunque non ha volume. Eh, quindi il, secondo me il tema non è. Schiacciato o non schiacciato? Il tema è schiacciato bene o schiacciato male. Perché ehm, eh, quando noi adesso ascoltiamo i, i dischi degli anni 70, a meno che voi non abbiate il vinile originale, ricordatevi che sono tutti rimasterizzati. E poi quando si parla dei dischi degli anni 70 che non erano schiacciati, a parte che erano schiacciati perché anche i, i Beatles, per esempio, eh, ogni volta che riversavano. Da, dal quattro piste all'altro eh, il riversamento passava dal Fairchild e, e non schiacciavano forse dall'altec eh, sì, sì, eh, comunque, comunque da un compressore eh, da, sì passavano comunque sempre da un compressore e, e, no, e tutto quello che veniva fatto dopo veniva fatto sul movimento che, er, che veniva da prima al quale movimento eh, contribuiva anche il compressore. Eh, chiaramente eh, se si schiaccia per ottenere tanto volume, a prescindere dalla qualità, questo è un errore grave. E, e, su questo, e diciamo che siccome in passato questa cosa è stata fatta abbastanza spesso, è, è nata questa diatriba tra schiacciato e non schiacciato. Però il punto è che il pezzo deve suonare bene. E, e a seconda del genere che si fa, deve avere determinate caratteristiche, quindi è chiaro che se è un pezzo jazz non può suonare come un pezzo di musica elettronica. E, e quindi il modo di trattarlo sarà completamente diverso. Uno lo tratterà in un modo, uno lo tratterà in un altro. Se, se fai Nora Jones, non lo tratti come i Metallica, è ovvio questo. Quindi se uno. Schiacciano Ragions come se fosse il disco dei Metallica, è un coglione. Cioè, è, è chiaro che è sbagliato. Eh, sì. <ride> Mentre... Per dirla in francese, però eh, il, il... Cioè, la differenza è, è, sta proprio qua: cioè, nel sapere come usare i tool che abbiamo a disposizione, quando e perché. Sì. Eh, Poi, Max, dire a prescindere. Scusa, qui abbiamo sì. parlato di mix engineer. Ma c'è anche di mezzo la figura del mastering engineer. Sì, sì. sì. Infa infatti, io dicevo in tutti e due i casi: sì, cioè, sì. Anche, anche in mastering, cioè se ti arriva il disco di Nora Jones, non è che lo devi far suonare a meno 5. Non è necessario, non serve. E vai a perdere delle nuance che in quel genere lì sono fondamentali. Se hai il pezzo di Skrillex. Cioè, il pezzo di Skrillex ha altre caratteristiche, ha altre esigenze e va trattato di conseguenza. Quindi eh, non deve essere un discorso ideologico, a prescindere, deve suonare, non deve suonare eh, così o non deve suonare così. Dipende dalla canzone, dipende dal gusto, dipende da, dalla capacità che ha il mixing engineer o il mastering engineer o tutte e due di far suonare il brano mh, al meglio. Eh, ci sono tutta una serie di varianti, come è stato registrato, cioè perché, per esempio, ci sono delle situazioni in cui eh, dei recording engineer non troppo sgamati registrano col compressore, cazzo, hanno registrato già compresso, schiacciato, che praticamente non, non respira la traccia, e lì eh, di chi è poi la colpa? Eh, quindi, diciamo che bisognerebbe saper fare tutta la trafila dell'operazione dell in modo corretto, però ecco. Il, il discorso ideologico eh, non deve essere così, o deve essere così a priori, mh, secondo me, non è proprio giusto. Sì, poi, poi altro ci altro sono anche molto delle molto altre molto. variabili, eh? non è sempre so, so colpa del mix o mastering engineer, perché a volte c'è anche il cliente o il produttore di mezzo che sì, chiede esatto, più volume esatto. eh, anche se non ce n'è bisogno. Insomma, ci sono tutta esatto, una serie di esatto. variabili, quindi non starei a dare la colpa sempre a, a una persona sola. Ogni lavoro è a sé e ci sono un sacco di storie dietro. Però, comunque, eh, a questo proposito, se voi ascoltate su Spotify. E de de flaggare cioè, togliete il flag a normalize o a normalizzazione o non so come cosa c'è scritto lì compensazione sentite... automatica com del volume. Ok, se togliete quella cosa lì e, e avete il Spotify a pagamento. Sentirete i brani al volume a cui sono stati caricati. E ci sono dei brani eh, moderni che suonano altissimi e nonostante questo hanno una dinamica pazzesca e hanno un respiro veramente figo detto questo c'è un'altra cosa da dire diverso è lavorare su un brano con tutti i campioni eh, 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 oppure su un brano eh, di musica organica cioè la musica, far suonare altissima la musica organica è, più è molto più Max, difficile Max spiega cosa e vuol dire musica quieto. organica gli strumenti suonati, batteria acustica suonata, il basso suonato, le chitarre suonate, diciamo che eh, la musica fatta con gli strumenti suonati e registrati, eh, e registrati eh, e ormai è definita musica organica, organic music. Eh, tutto ciò che è fatto con i campioni, con eh, batterie elettroniche, NPC, è tutto anche ah, un loop di splice da, o di, splice, di eh, cosa del no, genere beh, così eh, quella è, è musica non organica <ride> e quella è molto più facile a eh, tirare il volume so, sono distorto cosa dice che la musica organica è quella con le piante <ride> <ride> esatto esatto, è, è biologica <ride> la chiameremo mu musica biologica <ride> musica vegana. musica oh. vegana <ride> va bene ragazzi è arrivato il momento? È arrivato il momento dell'argomento clou di questa settimana. Che sarà? Dai, Max. Il confronto dei vari plugin Pultec. Non, non, non mi sei a tempo eh, stasera? Eh, ma mm. guarda che c'è il ritardo della, del collegamento via satellite. Eh? Ah. Cioè, vabbè. C'è sì, sì. un breve ritardo. Fa, facciamo finta che sia così. Facciamo finta che sia così. Allora, questa sera, Cos'è proviamo... il Pultec? Ecco, cos'è il Pultec? Devo fare sempre io ora la... il professore. Qua. Cioè, questo Pultec, tutti nominano questo Pultec. Che cazzo è questo Pultec? Lo nominano tutti, ma Cos'è? Spieghiamo cos'è questo Pultec? Il Pultec è un equalizzatore che risale agli anni 50 come progetto, molto particolare perché usava dei filtri passivi con un'amplificazione valvolare. Quindi i filtri passivi suonavano in modo molto naturale e in più veniva aggiunto questo colore dell'amplificazione valvolare. Nel, in quegli anni lì no, non c'era l'equalizzatore parametrico come siamo abituati ad usare oggi, ma era, erano i primi progetti di equalizzazione, quindi. Funzionavano in un modo anche strano, se vogliamo, infatti il Pultec, come tutti avete, avrete sicuramente visto, ha per le basse frequenze sia il boost, cioè il guadagno, che l'attenuazione, che è una cosa un po' anomala. Quindi scegliete la frequenza, da questo potenziometro a scatti qua sotto, 20, 30, 60 o 100 Hz, e poi potete scegliere se in teoria era stato progettato per. O boostare, cioè quindi o guadagnare o attenuare, mentre poi tantissimi sound engineer hanno cominciato a usare questi due potenziometri insieme perché creano delle curve molto particolari. E vi ho preparato, vi ho preparato se lo trovo, eccolo qua, vi ho preparato con plugin Doctor l'analisi di questo plugin. Vedete qui questa è la curva viola. Questa curva viola è la risposta in frequenza del plugin così più o meno è flat. Viene già amplificata perché se lo spengo è a zero e poi c'è una leggera curva qua in alto perché come abbiamo detto già l'amplificazione porta delle varianti al suono e questo plugin di Universal Audio che è uno dei primi ha emulato anche questo, e poi guardate cosa succede se busto a 100 hertz. Guardate da dove parte la curva. Qui siamo intorno ai 1000 hertz e già ho un boost quindi capite che va molto ben al di sopra dei 100 Hz. E ora guardate cosa succede mentre attenuo, si crea un buco. Per esempio questa equalizzazione, se mi sposto da 100 Hz a 30 o a 20, è ideale per la cassa, perché mi busta le basse e contemporaneamente mi crea un buco sulle medio, sulle medio basse. E poi posso andare ad agire anche con l'altro filtro, che sono queste tre manopole qua, l'altra banda che è solo un una che è solo in uh, guadagno che mi permette di scegliere tra 3 kHz 4, 5, 8, 10, 12 e 16. Vedete che la campana cambia a seconda della frequenza che scelgo? Posso allargare la campana, ma automaticamente mi diminuisce il guadagno, quindi funziona in un modo un po' particolare. E oltre questo ho la possibilità di tagliare le alte frequenze, selezionando 20 kHz, 10 kHz o 5 kHz. Se sommiamo il boost sulle alte frequenze con il taglio, anche qui possiamo creare delle curve molto particolari e questo può essere più adatto per essere utilizzato per esempio sulle chitarre elettriche. O sulle chitarre acustiche. Ora anche sulle diamo... voci a volte. Sì, sulle voci magari non con il taglio, però un boost sì. con una campana larga aprendo, sulle voci aprendo appre app molto in alto. Sì, sì, Per sì. dare aria, anche a 16 kHz per dare un po' di aria un po' di alte. <ride> sì, Ivan ha comprato plugin Doctor qualche giorno fa e sta volando via, dice. <ride> Daniele eh, chiede se c'è un'alternativa a Plugin Doctor. Allora, eh, Plugin Doctor c'è cioè una versione gratuita che non mi ricordo bene, puoi caricare un plugin, qui ne puoi caricare due, forse dopo ogni tot si interrompe, non mi ricordo, però comunque puoi cominciare ad utilizzarlo. Esisteva una, una versione alternativa per Windows, sinceramente non mi ricordo più come si chiama, come si chiamava e non so se esiste ancora comunque ha un prezzo veramente basso plugin doctor, eh? mi pare intorno ai 25 dollari. È molto utile secondo me plugin doctor perché vedere come si comporta un equalizzatore, soprattutto per gli EQ secondo me è utile, perché vedere come si comporta eh, vi aiuta poi a, a decidere come utilizzarlo o quale utilizzare in quale... In quale... Contesto. Sì, 25 euro costa, quindi è una cifra abbordabile. Se, siete, sì, se abbordabile. volete curiosare su come funzionano i vostri plugin, vi consiglio di, di comprarlo. insomma. Ok, quindi abbiamo preparato Adesso... dei file da sì. ascoltare. Per confrontare, per confrontare diversi eh, plugin che, sì. che, che riproducono il... Il Pultec. E, e quali sono di, di preciso? Sì, scusami, eh, che da, da studio dice anche il sì. clone della WAVE può tornare utile a questo scopo. Sì, 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 esatto. Sì. Se volete sì. potete usare anche quello che fate passare il segnale di analisi e vi fa vedere la curva. Sì. Allora, i plugin che confrontiamo oggi sono quello di UAD, il Legacy. Plugin che... Ehm, è stato anche rinnovato, ma noi continuiamo a usare questo perché ci piace. Siamo abituati al suo sound. E sì, useremo... e poi secondo me, mm. secondo me questo rispetto all'altro, quando lo inserisci, fa qualcosa sulle medie che l'altro non fa, e a me piace quello che fa. E quindi io continuo a usare questo, ok. Questo molto è il primo sottile, di Universal eh, molto... Audio e quindi potete utilizzarlo solamente se avete le schede UAD, UAD. UAD2 oppure le interfacce Apollo. Poi c'è il Puig Tech di Waves Audio, che è l'emulazione delle macchine utilizzate da Jack Joseph Puig, che è un famoso mix engineer che ha fatto sì. tantissime cose di tra di più. Rolling Stones. Ha eh, fatto i dimmi... Rolling Stones, ha fatto tutti, tutti i crawl. Sheryl Crow, i <ride> Black Crow e i Counting Crow. Questa è la battuta che fa sempre lui nelle interviste. Eh. Eh, ho fatto tutti i Crow. Ha fatto, sì, gli Stones, ha fatto una marea di gente. Molti di questi li ha prodotti anche, oltre che essere sì. recording sì. e mixing engineer È, cioè una, una... è un amante dell'outboard e un amante dell'outboard vintage. Sì. Ha una marea di macchine e queste sono le sue emulazioni create in collaborazione con Waves Audio con Waves sì, che riproduce lo stesso identico Pultec che è l'EQP1A perché poi in realtà esistono tantissime altre versioni del Pultec cioè, sì, cioè quello delle medie M sì, sì, cazzo ma, cazzo, ma, ma anche dire. di questa versione quest cioè, esiste una versione con l'amplificazione a stato solido, non valvolare esatto, ci sono diverse macchine alcune erano custom all'epoca quindi potete trovare in giro di tutto sì il terzo plugin è quello della suite di Purple 3 di Acustica Audio che come abbiamo detto altre volte Acustica Audio usa una tecnologia particolare che è quella tra virgolette del campionamento dinamico delle macchine quindi per creare questo plugin è stato proprio analizzato e campionato un Pultec originale in ottime condizioni come ci ha spiegato Giancarlo come ci ha spiegato Giancarlo eh sì sì che, vabbè, qui diciamo l'aneddoto che, che quando è uscito molti si meravigliavano perché i loro Pultec non suonavano così. E in realtà lui ci ha spiegato che questo era campionato su una macchina messa molto bene, restaurata precisamente come quella dell'epoca e eh, probabilmente chi faceva il confronto aveva delle macchine messe un po' male e quindi hanno dovuto creare delle. <ride> emulazioni aggiuntive campionando sì. delle macchine che non funzionavano così bene per non avere troppi, troppe lamentele sì sì perché quando cioè eh, la, la, la roba vintage diciamo è molto affascinante suona da paura però è un problema via l'altro quindi eh, e oltretutto se uno nella vita ha avuto un, un solo pulte e non ne ha mai sentito un altro, non si accorge se funziona bene o male, perché tanto quello non ne ha mai sentito un altro, se c'è un piccolo difetto, non, non sa neanche di averlo. Questo era un po' il problema di molti che si lamentavano, in realtà il loro che era difettoso, ma non lo sapevano. Sì, magari sentivano poche alte e pensavano che era il suono vintage, eh, sì, esatto, <ride> e esatto, invece esatto, erano esatto. i condensatori fritti. Esatto, <ride> ah. eh, eh, esatto, esatto. le valvole che, che, non, cioè, che ormai erano andate perché non le avevano mai rivalvolato e aveva cioè, 50 anni. Cioè ci sono tutta una serie di variabili con la, con, con la roba vintage, anche lì eh, ognuno dice la sua, ognuno ha le sue teorie e va bene tutto. Insomma. Allora, il quarto plugin è quello di K-Multimedia, che anche lei è stata uno dei, dei primi produttori di plugin, è stato uno dei primi produttori di plugin che ha emulato il Pultec. Questa è l'incarnazione dell'ultimo T-Rex, che hanno cambiato un po' la grafica per aggiornarla. Ma il, il plugin, il cuore del plugin, anche questo è abbastanza vecchiotto. Il terzo plugin... Il quinto, Il quinto sì, sono rimasto al 3. Il quinto plugin <ride> è, è modellato su una versione, per ehm, Rack 500 di Lindel Audio. È un Pultec un pochino limitato, che non ha l'amplificazione valvolare, ha l'amplificazione a stato solido. Io l'ho avuto, questo, questi moduli li ho avuti e devo dire che assomigliano molto al plugin. La differenza è che il plugin ha la possibilità di scegliere tutte le frequenze delle medie che nel, nell'hardware non c'è. Se non ricordo male ha la selezione solo fra tre frequenze. Il sesto e ultimo plugin è un'emulazione. Creata da SoftTube e commercializzata da Nativi Instruments della, del Pult, della versione del Pultec creata da Malley. È una, di Malley di solito si conosce il Massive Passive, ma fa anche altre macchine, tra cui una versione aggiornata del Pultec. Infatti, questo si chiama Enhanced EQ, perché ha più frequenze sia sulle medie. Medie, medio alte, sia sul cut delle alte, sia sulle basse frequenze. Non abbiamo i 100 Hz in questo caso, ma abbiamo 90 e 120. Va bene, sentiamo. Ho preparato tre Su esempi. cosa lo sentiamo? Ho preparato okay. cassa, un mix un loop di batteria, batteria. e un mix. Cominciamo sì, dalla cassa. Allora perché, perché il mix? Sì. Perché molti, molti mixing engineer molto famosi, eh, Chris Lordalgi, Jeff Joseph Puig e tantissimi altri, anche Warren Newhart, che no, eh, per carità, e se non poi dicono che mi sta sul cazzo, che non è vero, invece io eh, lo seguo e lo ammiro tantissimo, usano eh, due Pultec, beh, due perché è mono, eh, sul mix bus. Eh, lo usano per due ragioni una ragione è quella del calore che viene aggiunto al suono e l'altra per creare un po lo smile Q eh, soprattutto nella musica moderna lo smile Q è, è una caratteristica abbastanza fondamentale quindi eh, lo usano molto eh, poco diciamo cioè, non è che bustano 10 dB Uh, appena appena però gli serve appunto per, per uh, in, in, ingrossare un po' sotto avere una sorta di, di, di smile q e dare il calore delle valvole allora sono distorto Siamo. dice che quello di plugin alliance è, mi pare che è in offerta oggi no è in offerta la channel strip l'indel 50 series mi pare che si chiami che è la channel strip in stile api oggi ma ogni tanto mettono in offerta anche questo. Per cui se vi piace, state attenti. Di solito lo mettono sì, a 29 esatto. dollari. Quindi, è un ottimo attacco, quella... eh, dice anche che quello di Native Instrument l'ha visto usare a tanti che fanno mu musica elettronica. Sì, perché di solito lo mettono in bundle con uh, Complete. Quindi, se è compri complete, c'è anche questo equalizzatore. E quindi tanti lo usano perché ce l'hanno già nel bundle. E Stefano Ragni ci chiede se abbiamo mai usato i plugin della Black Rooster li abbiamo provati, sì um, li ho testati qualche tempo fa sinceramente non li uso quindi magari in un'altra un puntata vedremo di includerli anche perché è un po' che non li apro proprio io invece non li ho neanche mai provati però no, io... Ah, l'Indel 29 vero. dollari in questo momento allora scusa mi sono sbagliato con uh, ho visto oggi la mail dell'Indel uh, 50 series ma se avete quindi il codice il voucher code per questo magari scrivetemelo qui nei commenti così chi vuole approfittarne può usare il voucher code Sì, sì, se avete fate sì così chi vuole se lo va a prendere ok Cominciamo dalla cassa. Scaricatevi Max. la demo prima, comunque, anche se sono 29 euro. Vabbè, che però 29 euro. Beh, si può ah, fare. Sì. Regaliamoli a Plugin Alliance che sono due. Dei... che ne ha bisogno. Che Dirk, sono senza Dirk, soldi. Dirk, Dirk ha bisogno. Si è fatto la casa nuova. Dai, eh, cioè. deve, deve comprare la casa a Miami. Oh, ce già. No, l'ha già presa. Deve fare la piscina. Dai, povero Dirk. Eh. <ride> Allora, su, questi esempi sono un po' esagerati, ma per farvi sentire quello che fa il plugin. Per farvi sentire, certo, certo. Mm. Vai, sulla cassa il primo? Allora, il PEX 500, 29 euro sul sito, senza codice. Perfetto, perfetto, grazie, sono distorto. Allora, sentiamo la cassa, prima senza e poi con, e andiamo in fila. <ride> facciamo. Quindi... facciamo. Due misure senza, due misure con un plugin. Sì, due sì. misure senza, due misure con l'altro plugin, come abbiamo sempre fatto. No? È In... per i nuovi che magari. Vai. Vado. Comunque li vede vedete quando accende il plugin. Ok, vai. Ok, secondo me c'è un vincitore. Senza uguali. Ma ditemi anche voi cosa ne pensate qual è il Di tuo acustica vincitore? audio da un rimbalzo in basso. Una presenza che gli altri faticano un po'. Eh? Si assomigliano tutti, eh? si assomigliano sì. molto, tranne il PEX quello di Lindel che però come abbiamo detto emula una, è proprio una diverso macchina, sì, sì, con l'amplificazione è stato solido presume, quindi esatto, probabilmente esatto. anche questo ah, volevo, mi sono dimenticato di dirvi che ho usato le stesse impostazioni dappertutto quindi il boost a 4 a 30 Hz con l'attenuazione a 3 e le medie al massimo le medio alte a 8 kHz con la campana più stretta quindi um, Può essere che in un plugin il boost a 4 sia molto di più rispetto all'altro. Esatto, esatto. Eh, perché hanno emulato eh, come, macchine Come diverse. diciamo sempre, queste, sì. queste, queste prove eh, chiaramente non, sono fatte per farsi sentire i diversi caratteri eh, dei plugin a confronto. È ovvio che, Andre, cioè, che se uno usa un plugin poi ottimizza con quel plugin eh, questa non pretende di essere una prova scientifica perfetta e precisa, è per far sentire eh, le diverse caratteristiche dei diversi plugin eh, perché a uno può piacere di più un carattere e a uno può piacere più un altro. Poi, ovviamente, siccome le regolazioni non saranno uguali, eh, se, se uno spinge di più invece di metterla a 4, lo metti a 3, però quello è, quello è ovvio. Diciamo. Sono distorto, si è perso, ma non è la prima volta che ti perdi. Troppo veloce il passaggio, vuoi che lo facciamo un po' più lento? Lo rifacciamo, Max? Vai, rifacciamolo. Con quattro misure. Sì. sì, fallo con quattro misure. Ok. Okay. ok, Voi quale preferite? Allora, qui dice Francesco, preferite. acustica audio, sono distorto. Waves è il più asciutto nel low end. Sono distorto, ma stai ascoltando ancora con una cuffietta <ride> da 18, <ride> 18 euro. <ride> 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 poi, 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 poi. Se così fosse, non vale. Eh? Sono distorto. <ride> esatto, esatto allora, acustica audio, tanta roba acustica e T-Rex forse sono i migliori, acustica T-Rex dà una bella area in alto sì, non è male il T-Rex sì il mio primo in questo caso è acustica audio secondo l'immancabile ragazzi Universal Audio e poi sono terzo, Waves perché io sono affezionato a questo plugin lo uso spesso è diverso dagli altri, è un po' più pastoso in basso, però quando ci vuole questa pastosità in più, un po' più sporco, lo preferisco. Sì, sono d'accordo. Questa è la mia classifica personale, eh? poi ognuno ha i suoi gusti, Max. E eh, io condivido la classifica. Ok. Sì. okay. Bene. Eh, passiamo... Anche perché gli altri, li conosco, gli altri li conosco un po' meno, quindi sono meno. Cioè mi sono, è un suono che mi è un po' meno familiare, magari per quello. Sì, poi Però uno quando sì, si abitua direi, a usare una cosa sì, non esatto, è che esatto, esatto. se sei in una situazione di lavoro si va per la velocità più che andare sì, a trovare sì, le varie emulazioni importante. Sì, esatto Proviamolo so, sul loop <ride> Ah no, sono, sono distorto, ha messo le DT 1990, le Bear Dynamics Va bene, allora per oggi va bene va Sei bene, perdonato <ride> grande ciao Daniele storia. si puoi guardare tutto il resto lo puoi guardare su youtube dopo lo pubblichiamo subito Sì, sì, sì. anzi sì. magari andate su youtube e mettete like anche se l'avete già visto <ride> Sì, così magari <ride> si sviluppa un po' il canale e, esatto, è sempre meglio right, che, che ci, da, ci date una mano e tra l'altro marchettata ma io sono il marchettaro e quindi la faccio io per quattro giorni ancora, tre giorni, giusto, c'è giusto, il nostro corso su drum recording e mixing in sconto al 50% È solo per altri tre giorni. Quindi, quattro, eh, giorni. Martedì, ah, quattro, giovedì, quattro giorni, martedì, mercoledì, quattro giorni. Sì. Eh, se andate a dargli un'occhiata, che l'occhiata è gratis, eh, sì. magari metti il link nel commento alla, sì. alla, alla, alla pagina. Andate okay. a dare un'occhiata, ci sono degli estratti, c'è una presentazione, ci sono gli argomenti, ci sono tutte queste cose qua. Dategli un'occhiata e vedete voi per quattro giorni, è ancora in sconto. Dopodiché, sì, eh, quest questo videocorso è dedicato alla batteria acustica. Quindi, come registrare sì, registrare e mixare soprattutto la batteria acustica con otto microfoni, tre microfoni e due microfoni. E questo è, è, è orientato a chi ha, ha già uno studio. E vuole magari migliorare le sue tecniche o nella registrazione o nel mix, oppure è orientato anche a, a chi ha una band, e si vuole registrare in sala Prove e magari ha una scheda solo con due IN. E allora noi spieghiamo come registrare la batteria con due microfoni e come, soprattutto come poi mixarla per farla suonare figa. Sì, e, e per chi non lo sa, su Rechemix.it, oltre ai nostri corsi. C'è anche una sezione Free Videos dove ci sono i nostri video gratuiti, puntate cioè, eh, dedicate a tecniche o plugin singoli, che sono molto più serrate di queste puntate. Di solito le nostre sì, puntate sì, durano sono... 5, massimo 10 minuti, condensate, tutto molto eh, veloce per spiegarvi. Sì, sono tutorial molto, molto serrati in cui in 5 tra i 5 e i 10 minuti potete acquisire una tecnica. Ci sono più di 40 video, sono gratis, e quindi se non l'avete già fatto andate a dargli un'occhiata. Sì, e nei nostri videocorsi hanno questo ritmo molto serrato, non come le puntate sì. che vedete qua. Che non come, esatto, esatto. Che esatto. qui ce la prendiamo comoda diciamo, e discutiamo sì, qua, con voi. Qua è, è, qua, qua è più una chiacchierata tutti insieme, diciamo. Il corso è una cosa molto, molto più... Serrata e lo, lo potete vedere sia dai nostri video free e lo potete vedere anche da, dagli estratti. C'è anche. Allora, diciamo che c'è anche l'altro nostro corso. Sono 25 tecniche. Già che stiamo smarchettando, smarchettiamo del tutto. Eh, che sono 25 tecniche. Eh, spiegate eh, nel dettaglio. adesso è a prezzo pieno. Però, secondo me, per i nostri amici che ci seguono, qua, possiamo anche fare un voucher apposta. Cosa dici? Se, sì. se gli dovesse interessare? Sì, se facciamo così. Se vi interessa, scrivetemi in DM su esatto. Instagram, scrivete in Oppure, DM e diamo un voucher con lo sconto. Sì, o su Facebook vi diamo lo sconto, anche per l'altro videocorso. Anche per l'altro corso. Okay. Dopo okay. la smarchettata, quella la dobbiamo mettere la prossima volta mettiamo eh, esatto, anche esatto, quella esatto, esatto. ok andiamo con il drum loop qui le impostazioni sì, del pull sono diverse da quelle di prima c'è molto più boost sulle basse non c'è l'attenuazione c'è un pochino di boost a 10 kHz però è sempre un'impostazione estrema per farvi sentire quello che fa vado? stessa procedura sì, come prima Ok, comportamento molto diverso da prima direi, eh? forse è perché non c'è il cat. Mm, può essere. Allora, è... scriveteci pure quello che preferite. Il terzo e il quarto cos'è che sono? Il terzo è Acoustic Audio e il quarto è il T-Rex, il K Multimedia. Allora, Devo dire sono... che qui... Che... Ah, si, sì, vai. vai, vai Sono distorto. Colore. Dice che comunque su AD il tech non gli piace molto. Waves si, si comporta meglio è un po' più precisino quello di Universal Audio. Per questo come io dicevo prima: li lo, uso lo tutte e due sì. su cose diverse. Sì, io lo, lo cap capisco, capisco quello che sta dicendo perché è una cosa che ho sempre sentito. Anch'io, devo dire che. Eh, a grandi linee sono d'accordo con te, a volte, però questa chirurgicità, bella questa parola, del, 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 di quello di Universal Audio all'interno di un mix un po' denso può avere la sua utilità. Però, in generale sono d'accordo, anche se devo dire eh, acustica audio, sto giro, proprio cioè. Allora, una spallata, Francesco eh. dice UAD Primo, secondo Acustica Audio, terzo Waves. Mr Titus invece dice il mio 1 e 3 UAD Primo e Acustica terzo. Se ho capito bene. Ah, Stefano ah. Acustica Audio, ma anche il T-Rex non è male. Secondo me non sono nessuno è male, però devo dire che Acoustica Audio anche qui spacca un po' il culo agli altri, eh. Eh, sì, sì, eh, però ecco, devo dire: in questo, cioè, qui si sente proprio che c'è molta diversità e, e siccome hanno proprio caratteristiche diverse, eh, a seconda di, di cosa serve nel mix. In questo caso potrebbe essere utile averne più di uno e, e andare a capire quale fa il lavoro più adatto. E... Eh, in assoluto, devo dire che a me, acustica audio, mi dà una sensazione di movimento. È più gruvoso rispetto, rispetto agli altri c'è Fiero Scudo che ci dice che non è riuscito a scaricare il freebook non gli arriva il link guarda se ce la fai scrivici in privato o su Instagram o su Facebook che ti mandiamo il link lì te così lo mandiamo puoi subito sì, sì, sì. Okay. Eh, Francesco dice che nessuno è brutto sì, anche secondo me comunque eh sì, sono tutti utilizzabili sì sì, Mr. Titus diceva il primo è eh, Universal Audio e Acustica. Sì, sono abbastanza d'accordo. Anche se anche me. Figurati, quale... Fiero Scudo, scrivici che... che ti mando il link, tranquillo. Eh, I primi quattro secondo me sono tutti. Sono tutti fighi Sì, andiamo con il mix, che. Yes. È un loop di. Spice. Come l'hai regolato qua? Aspetta, che adesso arrivo eh. Eccolo qua. qui ho cercato di fare la, un po' di smile, smile. Sì. Mm. quindi ho messo a 100 Hz un boost a 3 e sì. a 10 kHz un boost sempre a 3 con la campana un po' più larga regolata a 7 sì. allora devo dire un piccolo tip sì. io lo uso così eh, altri più bravi di me lo usano così, tipo Sherps per esempio, mi sembra che abbia una regolazione abbastanza simile, forse lui ha 8000, non so se 8 o 10.000 10 io anch'io lo metto a 10000. Eh, Valentine, eh, Eric Valentine, eh, produttore, e mixing, recording engineer, eccetera, eccetera. Um, fatto vedere su un mix che aveva fatto penso per i Quinn of the Stone Age o qualcuno di quelli lì che invece di metterlo a 100 lo mette a 30 sul mix bus sul mix bus ah, non avevo sì, fatto caso a questa sì. cosa. E, ho, e, ho, e devo dire che ho provato e su alcuni brani in effetti a 30 è più efficace che a 100 perché ingrossa senza impastare Proprio per quello che abbiamo visto con prima con Plugin Doctor, cioè eh, probabilmente in, in alcuni brani in cui magari le medio-basse sono già eh, belle e sostanziose, metterlo a 100 che comincia a, a guadagnare da 1000 potrebbe essere eccessivo. Quindi provate sia a 100 che a 30 eh, e vedete la differenza. Io ogni volta che faccio un mix. Provo le due opzioni e sento, e sento quale funziona meglio. Andiamo? Però in generale è questo. Vai. Prima senza e poi con. Eh? Yes. Eccoci. Pareri? Eh. Io devo dire che riconosco i primi due perché li alterno a seconda del, del mix e devo dire che come sempre acustica audio c'ha il suo perché. Allora, sono distorto, dice che sì, 100, certe volte riempie troppo. Sì, in alcuni plugin. Eh, esatto, esatto avrei attenuato un po' le basse oppure cambiato la frequenza quindi sì. secondo me c'è una diversità tra il guadagno eh, dei vari plugin esatto, sì certo poi probabilmente Mister anche la Titus curva si muove dice acustica molto bello e morbido apre tanto sulle mie H7 chip le casse della Yamaha vabbè, comunque se hai percepito già queste cose non sono sì, esatto. non sono delle casse così brutte le H7 eh? No, esatto, non sono da sottovalutare le casse della Yamaha, per niente. Sono distorto, gli è piaciuto di più UAD rispetto a prima, ma acustica al migliore. Poi UAD, poi Waves. Fiero Scudo sì, dice... Mi sono piaciuti molto i Waves e quello di Plugin Alliance. Max? Ah, sì. Io sì. sono d'accordo con sono distorto. Eh, cioè, UAD? No, eh, Acustica UAD Waves. Io invece Waves perché impasta molto ed è qualcosa che mi piace, infatti lo uso sempre sul mix sì. bus. Poi eh, Universal Audio e Acustica spingeva un po' troppo sulle basse, ma probabilmente solamente la regolazione. Mentre apriva molto bene sì. in alto, quindi attenuando un pochino il boost sulle basse, secondo me. Poteva essere anche il primo, forse. Eh sì, sì quindi sì. Da, ri, da rivalutare, insomma. Comunque, tiriamo le somme, ragazzi. Va bene, tutti. Basta che. <ride> Stefano Alagni Al... dice che ha capito che dovrà comprare quello di acustica audio e eh dai aspetta che ci sia qualche <ride> offerta tanto anche loro spesso fanno... anche Giancarlo non sarà d'accordo però magari aspetta un'offerta eh. non, diciamo non glielo diciamo a Giancarlo non glielo diciamo però eh, allora diciamo che non perché Giancarlo è un amico perché come abbiamo detto prima eh, eh, qui diciamo quello che pensiamo diciamo che i soldi Spesi nei plugin di acustica audio comunque sono sempre ben spesi. Il nostro consiglio è sempre scaricatevi la demo, provatelo con i vostri ascolti, con i vostri progetti eh, nel vostro studio e poi se, se ritenete che sia il caso comunque sono soldi spesi bene. Allora, un po' di classifica, sono distorto, dice Tirax il più scarso. Devo dire che in nel, nel mix... Facevo fatica a sentire se era acceso quasi, probabilmente ha poco guadagno nei primi nei primi attacchi, molto probabilmente eh, alcuni guadagnano di più, altri guadagnano di meno, eh, quindi eh, lo sbalzo di volume diciamo che influenza molto il giudizio. Sì. Eh, certo, sì. non potevamo metterci a, a livellare tutti i volumi e tutto quanto. Eh, però eh, lo, eh, per, per quello diciamo che la cosa migliore è sempre scaricarsi le demo e provarli perché eh, è proprio anche quando eh, girate la manopola e succede quello che vi aspettate oppure non succede quello che vi aspettate che eh, vi fa giudicare un plugin meglio o peggio secondo me quindi la cosa migliore è sempre quella in mm. generale sono d'accordo, io non sono un fan dei, dei, dei cose allora, il Francesco dice... Con, tutto, con di... tutto il rispetto per i K multimedia. Adesso abbiamo trovato un nuovo nemico. No, no, no. no, no eh. Cazzo. Eh, cioè, oggi fanno, non c'è Steven Slate, allora te la prendi con i K <ride> multimedia. No, no. Vabbè, no, no. allora dillo... Di no, no, prima di tutto i K multimedia è un'azienda italiana e già solo per questo eh, la, la sosterrò sempre. E, diciamo che ci sono alcuni plugin... Eh, loro che mi piacciono e alcuni che mi piacciono un po' meno siccome ne hanno fatti un camion non è che li potevano fare tutti fighi e, e poi è un mio cosa personale diciamo che il pool loro ecco non lo uso mai quindi allora, non, non è il loro plugin più riuscito ecco Francesco dice UAD più preciso waves non male Sì. Stefano dice che in effetti nel mix non ha fatto, il K Multimedia non ha fatto questa grande impressione sì, magari mm. come dicevamo prima, regolando abbiamo usato le stesse regolazioni per tutti ma magari boostando un po' di più ne vale la pena anche utilizzare quello, quindi scaricarla di nuovo sempre sempre, e poi non è detto che lo stesso plugin vada bene in tutte le situazioni, per esempio sul loop di prima il K Multimedia mi aveva impressionato mi aveva impressionato Ascol invece, sul mix zero. Proprio, sono distorto. Fa un'osservazione giusta. Che mm. è, se quello di SoftTube con la grafica Pultec è lo stesso identico di quello di Native Instrument. No, allora, quello di eh, SoftTube, che ha la grafica simil Pultec, è la versione. È l'emulazione del TubeTech che è un clone hardware del Pultec e io l'ho avuto e vi garantisco che è spaventoso. Esatto. Io un Mentre Pultec tu... vero non l'ho mai avuto, devo essere onesto, non l'ho mai, cioè non, non ho mai avuto l'opportunità di, ma il TubeTech cazzo era una roba devastante, devastante. Invece quello di Nativi Instrument è modellato sul clone tra virgolette Pultec di Malley. Allora, Ivan Drams dice Sto provando Amethyst 4 che è in offerta Bello, bello tanto Sì, molto bello, lo sto usando anch'io Soprattutto il compressore sul mix bus Mi piace molto Ne abbiamo parlato l'altra volta È un plugin sì, molto molto sì. bello <ride> Mister Titus dice di fare una nuova Rubrica che si chiama Cosa no. non piace a Max <ride> Ma limitato, a, no. limitato al mondo dei plugin o nella vita? Perché se eh no, siamo eh, qua. Esatto, esatto, no, Dobbiamo fare dirette di giorno. domani mattina, sì. <ride> no, Mi state disegnando come non sono. Se sapessero la verità, forse sì. si. In generale, Mister Titus, facciamo un nuovo canale. Lo chiamiamo proprio Cosa esatto, Non piace esatto, a Max. Esatto. esatto. Esatto, un esatto. po' il milanese imbruttito si sì. è che questo plug -in fa schifo la mia eh ah si no, si sì, no. sì, aspetta aspetta sono distorto dice che c'è un pull tech gratis Eh l'avevo ah, preparato grande. qui si si sì, sì, sì è, vero, è vero è vero però non è per pro tools e voi mi direte chi se ne frega e chi se ne fotte <ride> certo infatti. se non avete pro tools allora, eccolo qua andy andy è, è... È un po' è un po', po', po snob cioè, in questo. I plugin gratuiti, se non sono per Pro Tools... Io non li cago. Sì, <ride> sì però non è per Pro Tools. <ride> <ride> sì, non, non mi va. Cioè, dovrei prendere, come si chiama, quei plugin che adattano, sì, che caricano gli adatta, ST. Sì, 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 ne bla, bla. Ce ne sono talmente tanti per Pro Tools che chi se ne frega di più. Ecco, vabbè. Comunque se non usate Pro Tools potete scaricare questo che è della Ignite AMPS, che è una ditta italiana tra l'altro, che è gratuito, ah, sì, completamente gratuito, sia per Mac che per Windows, VST, audio unit, quindi c'è anche la versione dice... per il mid range e i filtri per le basse e per le alte, quindi potete scaricarlo e usarlo liberamente. Ma diciamo quanti di ultimi anni? Grande, grande, sono e Diciamo che negli ultimi anni i programmatori italiani stanno spaccando il culo sì. perché ci, so ci sono veramente un sacco di plugin di altissimissimo livello eh, tra aziende un po' più importanti come Acustica Audio e K multimedia, e molti indipendenti. Eh, non so, Overloud, Ornet, Membrini, questo qui che hai appena detto, eh, cioè ce ne sono tanti e fanno veramente eh, prodotti di qualità. Secondo me, de devo dire che l'Italia e la Polonia sono le due nazioni dove stanno uscendo un sacco di programmatori di alto livello e questo è figo, è sì. un minimo di. Sì, sì, quindi supportate gli sviluppatori e supportate sì, sì, gli sviluppatori sì. italiani soprattutto. Eh, maga magari se prendete i plugin crackati, magari di questi indipendenti, eh, magari comprategelo. Cioè, io sono contro i plugin crackati in generale. L questo discorso l'abbiamo già fatto perché se uno pretende di guadagnare. Da cioè, se uno si incazza con quelli che scaricano la musica gratis è questo e quell'altro però poi se la stessa musica la fai con i plugin cracati non è molto coerente come concetto quindi eh, sarebbe bene eh, comprarli i plugin tanto adesso ci sono sempre offerte, mica offerte eccetera sì, si trovano degli ottimi plugin poi, plug plug poi, sì. poi se usate i plugin cracati ognuno fa quello che vuole magari questi indipendenti italiani, magari sosteniamoli un pochino di più. Ma gli indipendenti in generale, io direi sosteniamoli un pochino di più. Non che gli altri sia giusto rubarli, eh. però gli indipendenti hanno più bisogno del nostro sostegno, secondo me. E se fanno plugin di qualità, da un certo punto di vista è giusto, è giusto sostenerli. C'è quello lì che fa Patreon, com'è che si chiama? Quello che fa i plugin gratuiti che non sono per Pro Tools non sono per Pro Tools quindi non esistono perché io per me non esisto no esatto, esatto no, no. si chiama io Analog Obsession Analog Obsession sta, fa, sta facendo dei plugin pare, pare strafighi e basta abbonarsi a Patreon che parte l'abbonamento parte da poco mi pare 4,50 euro, 4,50 sì, dollari. Sì, mi sa che sì, eh. è, una, è una cifra abbastanza e fa un plugin al mese. Sì. Cioè ogni mese mette fuori un plugin. Sì, Quindi esatto. praticamente i, i plugin li pagate 4,50 euro. E 50. E, è, un, è un business model molto interessante perché questa, questo, questo modo di. Di, di, di marketizzare il proprio prodotto secondo me dà l'opportunità a lui di avere il tempo per, per, eh, per sviluppare e, e mettere fuori i plugin e, e riesce a, 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 a farlo a una cifra che, che, che tutti noi ci possiamo permettere se ci interessano quei tipi di plugin quindi se, eh, mi sembra un business model interessante che... Eh, se se facesse i plugin per Pro Tools da... non capisco perché non includere questo software fantastico esatto, che usano sempre sì, in meno. Ecco. <ride> no, vogliamo parlare di qualcuno che mi sta sui coglioni? <ride> Stai parlando di ah, Avid, Avid. <ride> <ride> che hanno scelto proprio il nome giusto. Vabbè, ne sì, parleremo esatto, esatto. Bravo, in un'altra puntata. Bella questa, bella questa. Avid non è un nome a caso sì. Però, Va bene. noi ormai siamo, siamo, siamo ormai schiavi, siamo schiavi, di, siamo schiavi di... di questa cosa e non possiamo uscire. Eh. No, beh, allora, il software è indiscutibile. Su questo non ci piove. Però diciamo che hanno delle politiche molto discutibili. Detto questo... Vabbè, anche questo è un altro discorso infinito. Esatto. esatto Ragazzi, esatto, esatto. Va bene. per stasera direi che ci Grazie. siamo. Ci vediamo, come al solito, giovedì. Per il live mixing e poi lunedì prossimo, ancora con Max. Ciao a tutti! Ciao a tutti, grazie! Buona, buona serata. serata! Ciao, ciao! Ciao!